Il Consiglio regionale della Campania, riunitosi per discutere i disegni di legge e disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019-2021 della Regione Campania, legge di stabilità regionale 2019 e bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania, è stato aggiornato dopo che Vincenzo De Luca, presidente della Giunta della Regione Campania, ha posto la questione di fiducia sul collegato alla legge di stabilità regionale 2019. Io ritengo che sia una manovra positiva, è una manovra che naturalmente ripropone alcuni elementi importanti già previsti nei precedenti bilanci, quello dei trasporti gratis per i ragazzi universitari, è una manovra che interverrà molto sul sociale perché è un'esigenza forte della nostra regione, è una manovra che investe su Industria 4.0 perché io credo che l'altro punto che dobbiamo sviluppare è proprio quello di una industrializzazione di qualità per assumere soprattutto tanti giovani qualificati, sull'ambiente che è una delle necessità impellenti. Speriamo che alla nostra manovra si aggiunge una scelta del governo nazionale che dà l'ok alla fuoriuscita dal commissariamento sulla sanità. Questo ci permetterebbe davvero di lavorare in direzione di una maggiore serenità.